Bene, buongiorno a tutti, anzi buonasera. Siamo qua al terzo, anzi al sesto webinar della DSI Journey. Oggi il tema è il tema dell'openness. Un po' ne abbiamo parlato quasi in tutti i webinar, però oggi ci focalizzeremo in particolare su degli aspetti legati all'open design. Questa volta è un webinar particolare perché siamo da un lato sia moderatrici che speaker, quindi è l'unico dei webinar in cui c'è, diciamo, questa sovrapposizione. Lucrezia, Dice Lucrezia che non senta. prova a riconnetterti e noi intanto continuiamo. Allora, inizio a condividere le slide. Bene, si vedono le slide? Sì. Ok, benissimo. Allora, come abbiamo già detto nelle varie edizioni, questo è un journey, quindi un percorso all'interno dell'innovazione sociale digitale. Il progetto è un progetto di 18 mesi finanziato dalla comunità europea e coinvolge diversi partner di 6 città d'Europa, ognuna che cura in particolare un tema. Milano in particolare con WeMake cura il tema del benessere e della salute e in questo contesto cerchiamo di supportare e coinvolgere i progetti e persone, ricercatori che stanno lavorando a progetti di innovazione sociale digitale legati alla cura e alla salute. In particolare progetti che usano le tecnologie di fabbricazione digitale per creare soluzioni dal basso. Questo ambito di innovazione e questo percorso che stiamo cercando di creare, perché parla, si riferisce al learning, perché pensiamo che attraverso eventi, workshop e webinar è possibile, diciamo, fare in modo che le persone si conoscano, trovino nuovi partner, possano scoprire una nuova, diciamo, roadmap per il progetto, possano magari innovare il proprio business model o incontrare una soluzione tecnologica che non era mai stata pensata o immaginata o di cui non si aveva conoscenza. In particolare oggi toccheremo il tema in che modo e qual è la direzione attraverso cui o è più utile prendere per realizzare un progetto con un approccio open source, quindi di apertura e di condivisione nell'ambito della salute e della tecnologia medicale. L'agenda l'avete ricevuta, quindi tratteremo prima una parte teorica e poi andremo ad analizzare un caso studio. Alla fine del webinar chiederemo di rispondere a 3 brevi domande per capire se, diciamo, i contenuti e gli ambiti che abbiamo affrontato sono stati di interesse e in che modo li potrete applicare nei vostri progetti. Io adesso lascio la parola a Serena che parte con il tema principale di questo webinar e poi ci alterneremo nell'intervento. Grazie Zoe, ok, inizio a condividere il mio schermo. Bene, allora, buonasera di nuovo a tutti, ci proponiamo di parlare anziché di open source, abbiamo intitolato questo webinar Openness, che anche se è una terminologia, appunto, utilizziamo la parola inglese,
abbastanza un termine importante perché va a praticamente fare riferimento all'open source oltre a quello che è normalmente classificato open source hardware, quindi qualcosa di puramente tecnologico. Il settore si è appunto evoluto, noi lo esploriamo nell'ambito delle pratiche legate alla cura, ma si estende praticamente al discorso che va dal design fino a sviluppo di prodotto, anche a parlare della governance, della governance a livello delle istituzioni o delle organizzazioni, sia comunità online che comunità offline. Che cosa vuol dire? In realtà, quando si parla di open source, ci sono molte definizioni. Principalmente ci sono le definizioni dell'open source software, l'open source design, l'open source hardware e in qualche modo gli elementi di base di tutte le definizioni, anche se vi consiglio di cercare appunto le varie differenze nei vari settori, più o meno si basano su dei pilastri molto solidi che riguardano la possibilità che un progetto, una documentazione, un contenuto o un artefatto è rilasciato con una documentazione al fine di permettere a qualcun altro di poter studiare questo progetto, tangibile o intangibile che sia, modificarlo, distribuirlo, utilizzarlo o creare un nuovo progetto basato sullo stesso. Quindi l'idea è che in qualche modo c'è nelle definizioni legate all'openness, che sono quelle propriamente dell'open source, c'è il discorso che è come riguarda il patto tra chi è l'autore di un progetto e un indefinito numero di possibili, non solo utilizzatori, ma persone che possono beneficiare di questo progetto per creare maggiore conoscenza o nuove applicazioni. Come dire, il patto, se parliamo di patto, che sta alla base del termine openness oppure di tutto il settore dell'open source, in realtà questo patto si può fare non solo perché esistono delle definizioni, ma perché esistono delle licenze. Quindi molto pragmaticamente, quando si parla di open source, molti pensano immediatamente la possibilità di poter utilizzare del free software o qualcosa gratuitamente dalla rete, in realtà il tutto è regolamentato da quelle che sono delle licenze, che sono sia licenze nel settore del software, dell'hardware, oppure quelle più in generale applicate ai contenuti, anche creativi, quindi immagini, foto, testi. Appunto, la documentazione che utilizza i multimedia è regolata da delle licenze. Quelle più famose sono licenze Creative Commons che, appunto, se permettono a qualcun altro di poter rilasciare un contenuto dichiarando, limitando quello che è. O aprendo in realtà quello che è il diritto del copyright, che normalmente dice: ok, questa foto in internet è la mia, nessuno può farci niente. E attraverso l'utilizzo delle Creative Commons, oppure dovete telefonarmi o chiamarmi per poter farmi firmare un permesso di utilizzo per realizzare, non lo so, un libro con la mia foto, in realtà utilizzando le Creative Commons si va specificatamente ad aprire un pezzo del copyright in maniera volontaria, indicando che chiunque vada ad utilizzare la mia foto vada a dire che quella è la mia foto, che quindi già mi assicura il diritto, insomma, il fatto di essere menzionato come autore di questa opera, e poi ci sono varie sfumature possibili che si possono adottare con le Creative Commons, di andare a specificare, per esempio, che chi va a riutilizzare la mia foto lo debba fare senza modificarla, oppure con la possibilità di poterla modificare, quindi di cambiare di colore, di utilizzarla in un collage, piuttosto che condividere l'opera realizzata sulla base della mia foto attraverso la stessa licenza, fino a identificare quello che poi è un aspetto abbastanza chiave dello sviluppo open source, che va a dire che se questa foto, per esempio, può essere anche utilizzata a fini commerciali.
E questo è abbastanza interessante perché i Creative Commons sono riusciti a fare questo lavoro tramite le licenze per poter regolamentare quello che praticamente era la diffusione di contenuti con l'introduzione di internet. L'utilizzo dei Creative Commons è molto pratico in sostanza, e vi consiglio di dare un'occhiata a questo libro, che è anche scaricabile dalla rete, che è stato pubblicato, penso, sempre l'anno scorso da Creative Commons, l'organizzazione, che raccoglie una serie di progetti. Il libro si chiama Made with Creative Commons, quindi raccoglie una serie di progetti raccontati che utilizzano le licenze Creative Commons e che hanno avuto un loro sviluppo anche a livello di business. Quindi un libro che dimostra come la sostenibilità di alcuni progetti si possa basare su un modello che utilizza le licenze aperte, anche quando si tratta di contenuti creativi. Non entriamo nel dettaglio delle licenze perché è un ambito ampissimo, però per dire che basta leggere questo schemino molto semplice per dire, per capire che cosa vuol dire gestire i livelli di openness del proprio progetto, soprattutto quando si tratta di contenuti creativi, testi, immagini o documentazione. Ci sono altri strumenti nel tempo, è molto bello come a un certo punto anche la comunità accademica, di chi poi in realtà sviluppa progetti open source, abbia cercato di definire meglio com'è l'ambito e di definire meglio che cosa sono questi livelli di open source. E, non tanti fa, penso già l'anno scorso, in un progetto che si chiama Open, che coinvolge diverse istituzioni da Technical University di Berlino a università francesi, vanno a definire quello che è dei nuovi strumenti per analizzare i livelli di openness di un progetto, guardando soprattutto alla documentazione. C'era il problema, infatti, nasceva il problema principale che era nato era capire quali i progetti, come si fanno a definire se sono open source oppure no, quindi cercare di dare una definizione più specifica creando una scala che attraverso la valutazione di questa scala si poteva comprendere se il progetto potesse diventare più open, meno open oppure non essere open per niente. E quindi è stato creato questo strumento abbastanza semplice e veloce, veramente molto utile, che si chiama l'Openometer, che va a dare dei punteggi allo stato di un progetto che, per esempio, è abbastanza open se i file di progetto sono condivisi in rete, mentre riceve un punteggio molto alto se tutte le informazioni legate ad un progetto, tipo la bill of materials, i file CAD, piuttosto che le guide di assemblaggio, sono rilasciate attraverso delle licenze che sono addirittura utilizzabili per uso commerciale. Questo strumento è molto, come dicevo, era molto utile proprio perché va a definire i vari livelli di openness senza necessariamente dover chiudere a dare delle definizioni che escludono dei progetti che non al nascere non hanno la possibilità di investire molto tempo nel lavorare correttamente alla documentazione e alla condivisione del progetto, che sappiamo essere uno sforzo abbastanza grosso nel momento in cui si vuole abilitare qualcun altro a riutilizzare i propri materiali e le proprie invenzioni. Ci sono anche, chiederei poi a Zoe di intervenire su questa tabella, appunto a livello di letteratura scientifica, non appunto per essere accademici, ci sono degli strumenti anche concettuali molto interessanti di analisi che vedono come i livelli di openness si possono, che cosa vogliono dire nella pratica, nell'ambito della produzione e della distribuzione del consumo. Esatto, ho scelto di inserire questo articolo che è stato pubblicato sulla rivista First Monday, che va un attimo a problematizzare il concetto di openness. Loro partono nel dire la parola open ha avuto un'esplosione di uso sin dall'inizio del secolo, quindi dagli anni 2000. E specialmente con l'avvento di internet, con l'avvento delle tecnologie mobile e diciamo i progenitori,
l'idea di open source software è quella che ha un po' dato l'esempio a tutte le pratiche che sono arrivate dopo e hanno dato, diciamo, le fondamenta per ragionare su che cosa significa open, per poi ad arrivare a il concetto di common based peer production definito da Yochai Benkler nel suo famoso libro del 2015, in cui lui va nello specifico e dice che cosa significa produrre a partire da dei commons. Adesso non andiamo ad approfondire, però a partire da quella pratica il ragionamento si può approfondire e dire in che modo migliaia di utilizzi che si fanno nel termine open, in che modo si può evitare l'ambiguità. L'abbiamo visto in molti ambiti, come a volte ti imbatti in progetti che si dichiarano open e poi alla fine, andando a scavare, non è vera, perché magari la parte che è condivisa non è così diciamo specifica e magari non riprende quegli ambiti di openness che abbiamo visto nelle slide precedenti. E si parla ovviamente di open source, di accesso open, di open society, open knowledge, open government. È quasi diventato problematico l'utilizzo di openness. Quindi nel 2016 è uscito un paper che si intitolava 50 Shades of Openness, e anche quello molto carino se si vuole approfondire. E in questo caso gli autori di questo invece secondo paper, che partono da questo primo per andare a fare delle, diciamo, riflessioni ulteriori, dicono: noi vogliamo togliere e eliminare questa ambiguità andando a incastonare il concetto di openness nella pratica. Quindi, che cosa significa quando l'openness diventa un processo? Non significa solo, diciamo, aprire e condividere dei file, ma che cosa significa creare un processo che è open? Quindi considerare l'openness come una prassi sociale, secondo loro, aiuta a disambiguare il termine. Se andiamo a vedere, adesso io ho preso una tabella che è inserita nel loro paper, e vediamo, per esempio, loro si riferiscono a open production, open distribution, open consumption, come tre diversi tipi di pratiche che quindi interpretano l'openness in modo diverso. Abbiamo l'open production che riguarda la produzione peer-to-peer, quindi come di solito i software vengono prodotti, come anche Wikipedia è prodotta, oppure l'approccio crowdsourcing, quindi in cui delle pratiche di open innovation accadono sempre più spesso. Anche quindi in questo ambito, se volete approfondire l'approccio, secondo me l'articolo è molto utile e ti permette di concretizzare un po' di più in che modo si vuole approcciare il proprio progetto. Possiamo andare alla slide successiva. Nel contesto del care e della cura, proprio a fine novembre abbiamo lanciato questa pubblicazione che abbiamo prodotto insieme a Nesta, Lama e con il supporto di Unicredit, che cerca un attimo di fare il punto in Italia su che cosa significa cosa significano le pratiche e le culture di salute collaborativa. Di salute collaborativa che cosa significa? Noi abbiamo trattato l'ambito dell'openness nella cura, specialmente diciamo per quello che riguarda quei progetti che hanno alla base un prototipo fisico. Esiste invece anche un altro tipo di coinvolgimento che riguarda il coinvolgimento della principalmente il coinvolgimento della comunità,
E poi, per esempio, l'utilizzo di app e device che hanno la componente software al centro. Quindi vi consiglio di leggere questa pubblicazione, è gratuita e la potete scaricare al link ed è un punto di partenza anche per coinvolgere policymakers e altri stakeholder che sono magari tradizionalmente abitano il mondo della cura e della salute, ma che non sono, diciamo, in confidenza con queste nuove pratiche. È importante creare, open significa anche creare un linguaggio comune per poter affrontare progetti di cura e salute con un approccio completamente diverso, quindi dal basso, con il coinvolgimento di stakeholder che non sono tradizionalmente coinvolti in queste pratiche. Andiamo alla slide successiva. Ovviamente nella pubblicazione abbiamo sia una parte teorica che una sezione di casi studio. Abbiamo inserito tre casi studio. Uno è Acability, molti di voi ovviamente lo conosceranno, e l'altro è il diario elettronico degli attacchi, e uno è un progetto che riguarda Open Care, il progetto europeo che abbiamo seguito nel 2016-2017. Andiamo nella slide successiva. Andiamo, sì, approfondiamo un caso studio che non è contenuto nella pubblicazione, ma che è utile, che cerca di far capire un attimo quali sono i vari aspetti di openness. Vai, Serena. Allora, nel lavoro, appunto, nel settore della cura e della salute, molto spesso si pensa a quali sono, a come si fa a sviluppare dei dispositivi hardware che possono principalmente essere a basso costo, risolvere dei problemi che appunto i dispositivi esistenti non riescono a fare perché gli investimenti sono concentrati su appunto altri interessi. Che non sono specifici di certe comunità, piuttosto che per risolvere specifici problemi di salute. Uno dei casi studio in cui ci siamo imbattuti di recente è il progetto COPEN, che è un progetto basato in Francia di una comunità molto estesa di sviluppatori e di professionisti nel settore della salute, quindi anche di medici o di operatori medici, che hanno collaborato per sviluppare quello che è uno stetoscopio a ultrasuoni, che in qualche modo permettesse di ridurre i costi di quello che normalmente è tutta la procedura di analisi e diagnostica di sintomi di malattie. Pensiamo che questo prodotto si basa proprio sul concetto di hackerare tutta una serie di processi. Molto spesso si pensa, ah, ma se c'è già lo stetoscopio, perché dover attaccarlo, renderlo smart, attaccando ad un telefono? In questo caso, questo progetto ha permesso, lavora soprattutto su quella che è un bisogno abbastanza fondamentale, che è la possibilità di fare il training degli operatori nella diagnostica e soprattutto di abilitare più operatori a fare delle diagnosi più precise, perché grazie alle tecnologie sappiamo che è possibile, anziché soltanto avere l'orecchio che dopo anni, mesi, anni riesce a rilevare quelli che sono dei sintomi di malattie, attraverso questo dispositivo hardware connesso ad un telefono è possibile avere una visualizzazione di dati molto più precisa. Quello che è interessante di questo progetto è che è iniziato nel 2014 da pochissimi, quindi la tipica storia di progetti open source che rimandano quasi allo sviluppo di Linux, il sistema operativo open source software, in cui c'era una persona che chiedeva, dice, ah, ma se voglio Linus Torvald che chiede, ah, ma se, che cosa succede se faccio un nuovo sistema operativo, e poi appunto è diventato
Questo poi è diventato il progetto Linux, nello stesso, abbiamo in questo caso studio lo stesso discorso, un gruppo di 5 persone si chiede se è possibile in qualche modo risolvere il problema dietro la diagnosi delle malattie, riducendo i costi dei dispositivi e anche aumentandoli grazie alla tecnologia digitale, e alla fine creano quello che è una comunità di più di 1.000 persone che attraverso hackathon, attraverso eventi, lavorano allo sviluppo del prodotto in maniera condivisa. Infatti nel progetto si sono unite diverse comunità, come dicevo prima, sia degli operatori che dei medici, per non andare a sviluppare appunto tecnologia al fine di avere della nuova tecnologia, ma per rispondere a quelli che sono dei bisogni abbastanza puntuali attraverso uno sviluppo collaborativo fatto da più persone sparse per il mondo. Ad oggi praticamente la comunità dell'Eco Open è stato nel 2016, è stato partendo dal 2014 con l'idea, con la parte di progettazione, di testing e di sviluppo, è arrivata al rilascio di quello che è un dispositivo funzionante che può essere adottato per diversi scopi. Quello che è interessante di questo progetto è che ha una wiki, quindi una piattaforma online editabile da molteplici utenti, completa di tutte le istruzioni per poter riprodurre il dispositivo, con agganciate anche tutte le informazioni legate alla parte legale e di certificazione, tutta la parte di normativa, che spesso è un elemento che anche nel nostro studio è stato identificato come una barriera alla scalabilità dei progetti di open source hardware o dei progetti maker nel settore della cura della salute. Quindi il progetto ha avuto grande successo proprio perché non solo sono stati rilasciati dei file, pensate all'OpenOmeter, che è lo strumento di cui vi parlavo prima, e hanno anche cercato di lavorare su una documentazione molto più approfondita dell'utilizzo, che andasse oltre alla documentazione del dispositivo tecnico per sé, come vuol dire il circuito stampato, piuttosto che il codice sorgente per poterlo programmare. Sono stati poi creati una serie di eventi che hanno permesso di far sviluppare la comunità e portarla a diverse migliaia di persone, che è appunto basata sull'organizzazione di hackathon, che anche se adesso sono in qualche modo dei format utilizzati anche a livello dalle grandi industrie per poter in qualche modo fare sviluppo di prodotto o fare recruiting di persone con tante competenze nell'ambito sviluppo software e hardware, in questo caso sono stati elementi chiave per poter fare quello che si chiama il community engagement, ovvero cercare di mettere insieme i portatori di bisogno, gli operatori medici e gli sviluppatori in un'unica stanza per poter spingere un prodotto che ha notevolmente più benefici di quelli, o non è, ha più porta benefici maggiori rispetto all'adozione a livello globale, alla risoluzione del problema di fare le diagnosi attraverso gli ultrasuoni. Il progetto appunto è ancora attivo e lavora soprattutto non solo sul lavoro alla parte di sviluppo tecnologico, ma principalmente diventa interessante proprio per questa parte di community engagement. Quindi continuano ancora a lavorare alla diffusione dell'utilizzo del prodotto, al training delle persone, l'acquisizione di maggiori informazioni per poterlo migliorare. Tutto questo perché il patto, come si parlava all'inizio rispetto alla definizione, il patto alla base di questo progetto si basa sull'utilizzo di licenze open source. Passando da questo caso studio, che appunto esplora come i livelli di openness si espandono e arrivano fino alla normativa sull'utilizzo di dispositivi medici, nella fase precedente del progetto DSI4EU, noi abbiamo cercato di sviluppare anche, no, anche noi abbiamo cercato di sviluppare un nostro strumento per poter andare a stimolare la riflessione su che cosa
voleva diventare, che cosa voleva dire open e che cosa voleva dire openness, no? E all'interno, uno dei deliverable del progetto, abbiamo sviluppato un toolkit. Questo toolkit raccoglie delle risorse utili per poter sviluppare progetti di innovazione sociale digitale, soprattutto in relazione a dei parametri importanti come il coinvolgimento delle comunità all'utilizzo di tecnologie open source. E uno di questi strumenti documentati all'interno del toolkit è quello che noi abbiamo chiamato la DSI Scale, quindi la Digital Social Innovation Scale, in cui abbiamo chiesto a degli esperti dei vari settori di poter identificare quello che sono i vari livelli, delle scale di valutazione di metriche diverse, tra quale una delle metriche era appunto il livello di openness. La scala molto interessante che è emersa durante una delle nostre interviste è stata la scala che va a identificare, per esempio, come punto di massima, una delle massime di livello di apertura, quando appunto un'organizzazione, quindi che sia anche una comunità, un'azienda, una fondazione, espande il proprio lavoro al di là del lavoro dei fondatori, includendo quello che è un livello di partecipazione di persone esterne. Quindi vediamo in questo punto 2 della scala come non si parla più di open source come rilascio e documentazione di un file, piuttosto che come creazione di una comunità di sviluppo software e hardware, ma piuttosto come un approccio alla gestione della propria organizzazione. Per esempio, all'interno, se vedete, se poi riuscite a leggere dalla slide, il livello 3 di openness che era stato identificato si estendeva addirittura alla gestione del budget, quindi come un'organizzazione possa manifestare un livello di openness nel momento, mostrando, rendendo in maniera molto trasparente, restituendo quello che è il budget di gestione di un'organizzazione, che è spesso un livello molto complesso, diciamo, che rimane sempre un po' segreto rispetto a qualsiasi progetto, anche progetti di innovazione sociale, che molto spesso vivono di quella che è una collaborazione privato-pubblico, di cui la parte di gestione non è sempre molto chiara e quindi non permette a chi fruisce o beneficia di un progetto di potersi appropriare e comprendere in tutti i suoi dettagli. Dal livello di openness, appunto, se si parla di governance, ci sono anche degli strumenti, e Zoe, cioè, ne conosce uno che è abbastanza interessante. Sì, allora, diciamo che abbiamo preso questo esempio perché da un lato abbiamo visto che un sistema di cura, un progetto di cura open, è open quando le informazioni, le conoscenze che lo costituiscono sono aperte, visibili, accessibili e soprattutto sono in grado di essere trasferite in altri sistemi. Ma questo crea anche un'altra complessità, un progetto a successo quando tante persone possono partecipare, persone diverse che hanno background diversi, e quindi il concetto di openness assume un significato più complesso, perché un sistema di cura, un progetto di cura è open quando attori diversi assumono un ruolo attivo. E come facciamo ad attivarli? Questo accade quando, diciamo, delle attività che possono essere anche molto articolate possono essere ripartite in azioni semplici e distribuite tra diverse persone che possono anche essere non specializzate, oppure anche prendere decisioni di strategia sul progetto. Questo è un tema che è stato un po' anche affrontato la volta scorsa quando abbiamo parlato durante il webinar di Ranellucci rispetto al software, alla produzione di un software, ma ancora di più lo si ha quando si tratta di un tema di cura. Lumio è uno degli strumenti che può venire incontro quando è necessario gestire, quindi occuparsi della governance di un progetto che coinvolge tante persone. E che cos'è Lumio? È un software per prendere delle decisioni, quindi aiutare dei gruppi nei processi di presa delle decisioni in modo collaborativo.
Sì, è un'applicazione web, è un software libero, quindi anch'esso rilasciato, e sono riusciti a raccogliere i fondi per iniziare con una campagna di crowdfunding nel 2014, e diciamo, in questi anni sono stati utilizzati da progetti come Podemos in Spagna, come il Partito Pirata in Belgio, e in questo modo, perché è importante? Perché molto spesso ci siamo resi conto nell'incontrare vari progetti che molto spesso le difficoltà non avvengono per questioni tecnologiche o di competenze riguardo alla tecnologia, ma nel mettere d'accordo, nell'organizzare le informazioni e nel prendere decisioni collettivamente. Perché dopo che si supera una soglia numerica di partecipazione, diventa difficile procedere per consenso, quindi è difficile sedersi in una stanza, discutere e prendere delle decisioni in contemporanea. Quindi Lumio, diciamo, è nato proprio per cercare di dare una risposta a questa difficoltà che era già stata sperimentata in vari ambiti. Ci sono vari video che lo spiegano. Noi in lo scorso primavera abbiamo fatto un workshop perché Lumio è stato in Italia e quindi abbiamo coinvolto vari progetti nel cercare di capire se come strumento poteva essere utile oppure progetti che stavano iniziando, se poteva essere già interessante essere coinvolti all'inizio per appunto prendere decisioni sin dall'inizio della propria esistenza. Vai. Ok, arriviamo al termine di questa panoramica di risorse, dandove altre risorse. In realtà ce ne sono tantissime, ma quelle che magari suggeriamo come riferimento è il opensourcedesign.cc, che contiene la documentazione di questo progetto europeo recente, che appunto documenta in maniera molto interessante anche con una libreria, un catalogo di progetti open source categorizzati e valutati secondo l'OpenOMeter. Il progetto si chiama Open Methods and Tools for Community-Based Product Development, quindi specifico per l'open source hardware. Poi abbiamo il Journal of Peer Production, che raccoglie degli articoli molto interessanti in cui sono documentate ricerche, soprattutto relative al mondo Fab Lab e Maker, per esempio, quindi un'ottima fonte di informazioni, di dati ben strutturati riguardo a che cosa succede nella relazione, per esempio, makerspace, organizzazioni, makerspace e produzione, e quindi anche il discorso di produzione collaborativa e peer-to-peer. E infine una terza risorsa, anche questa molto recente, rilasciata 3 settimane fa, che è il toolkit del progetto Remodel, un progetto promosso dal Danish Design Center, che ha avuto come obiettivo quello di guidare 10 aziende danesi nello sviluppo di una strategia basata sul modello di business open source. Quindi, andando sul sito www.remodel.dk, si accedono ai materiali utilizzati durante il programma, e sono materiali che permettono in qualche modo di ragionare, sono degli strumenti di progettazione che cercano di guidare nella definizione di un modello di business basato sul rilascio di o completo, parziale, di un progetto in open source, quindi che fa fare quello a livello di openness un salto ancora più avanti, che non è più quello dell'artefatto, quello della creazione di una comunità, piuttosto che dello sviluppo di una governance interna orizzontale, porta al livello di openness, a livello del modello di business, che normalmente rimane quello che è un aspetto molto chiave nella scalabilità di qualsiasi progetto. E dimostra questo programma con tutti questi materiali che non si tratta soltanto di un'alternativa, diciamo, utilizzabile solo nel settore della social innovation, quanto un approccio che può determinare la competitività di qualsiasi azienda o di qualsiasi progetto che utilizza dell'hardware, delle tecnologie open.
Su questo termina la nostra presentazione. Vediamo se ci sono delle domande che sono state comunicate attraverso la chat di Zoom. Sì, c'è una domanda. Se i vari livelli di open sono contrassegnati da simboli differenti, dove dici, scusami, Lucrezia, vuoi specificare? Leggo la chat. Io volevo aggiungere solo una cosa rispetto al quando si pubblica un progetto, dove? Allora, ci sono le licenze che ti permettono di definire quanto è open il tuo progetto, quindi puoi dire è open e ciascuno lo può utilizzare per uso personale oppure uso commerciale. Oppure può modificarlo? Sì, ci sono dei simboli che lo identificano, in particolare il Creative Commons lo fa. Non tutte le licenze sono uguali, però diciamo nel momento in cui pubblichi un progetto, poi, ma quello è un discorso specifico sulle licenze. Non esiste una codifica, una simbologia precisa e condivisa per comunicare in qualche modo il livello di openness di un progetto. Anzi, attraverso il nostro toolkit, la DSI Scale, abbiamo cercato di appunto andare a indagare quali potevano essere i diversi gradi, le diverse metodologie, per poi magari arrivare anche a una simbologia. Però diciamo no, non c'è ancora questa codifica. Volevo aggiungere qualcosa, No, Serena, su questo. stavo leggendo la seconda domanda che dice: è già difficile prendere una decisione collettiva quando si è più di due persone. Lungo si adatta anche a gruppi di persone molto piccole. Beh, in realtà, se pensiamo come lavoriamo oggi, quelle che sono le pratiche di gestione di progetto che sono state in qualche modo testate e sviluppate da comunità open source perché per forza dovevano lavorare in remoto con lingue e linguaggi diversi, quello è diventato poi il modello di lavoro attuale, dove siamo tutti un po' in posti diversi e lavoriamo su progetti in maniera separata. Quindi il Lumio va bene anche per dei gruppi molto molto piccoli. Soprattutto però dipende appunto non è lo strumento, ma quanto la volontà di creare dei processi di lavoro aperti. Quindi anche se si fosse in tre, si potrebbe avere come buona pratica quella di passare attraverso queste votazioni orizzontali per ogni decisione e il sistema, il software, ti permette di poterne tenere traccia e quindi di poterlo anche condividere con delle altre persone che possono aggregarsi successivamente al progetto, poter vedere la storia di tutte le decisioni prese. Quindi sì, assolutamente, potrebbe essere adottato anche in piccole comunità di sviluppo. Bene, io passerei a concludere, visto che non ci sono altre domande, e quindi condivido le slide. Vi chiederei di compilare il form rispondendo a queste tre domande. Quindi, quale concetto o risorsa condivisa in questo webinar pensi di poter usare nel tuo progetto, nella tua pratica? Quale ambito dell'openness potrebbe essere applicato al tuo progetto? E diciamo, se non hai un progetto tuo in corso, quali sono i progetti di innovazione sociale digitale che potrebbero beneficiare di queste risorse? Quindi condivido il link anche a questa presentazione, così potete cliccare e compilare il form. Un secondo. Chat, eccola qua. Everyone. Qui trovate la seconda presentazione. Invece, per il resto, io ringrazierei i partecipanti, li inviterei a iscriversi al prossimo webinar che non ha ancora una data, ma ce l'avremo. Adesso stiamo prima di Natale, cerchiamo di individuarla. Il tema sarà la comunicazione.
quindi in che modo progetti di salute, cura, open o non open, anzi in realtà più open che non open, possono comunicarsi, quali sono i canali, quali sono le strategie che funzionano di più, e lo faremo con Camilla Pinna Montagnana. Vi ringrazio, grazie Serena, grazie e ci vediamo la prossima volta. Grazie a tutti.